Salve a tutti ragazzi e bentornati da My Shosha. Finalmente riniziamo una nuova serie. Siamo qui per giocare a Splinter Cell Blacklist, questo nuovo gioco che ci accompagnerà all'uscita di GTA. Quella sarà la prossima grandissima serie, ma io direi di non perdere troppo tempo e di iniziare subito a giocare. Poi magari parleremo più in là di questo gioco e le sue caratteristiche. Ah, iniziamo subito così. Siamo a Guam. Bene, bene. Sicurezza subito qui, presto! Abbiamo un codice! Vi daremo la caccia fino all'ultimo, figli di puttana! Grande il doppiatore. Credete che l'America non vi troverà? Non serve. Sta cazzo d'ambulanza, oh. Verremo noi in America. Bene, ragazzi, partiamo subito con il botto. Ci sono tutte le premesse per una buona storia. Vediamo un po' come si svilupperà. Il contratto dice niente armi. Non in questa missione. E chi deve saperlo? Il generale McGowan. Ma questo dovrebbe farti star meglio. Ecco un piccolo souvenir dall'Indonesia. Grazie, Rick. Ma se mi servirà un Karambit per una ricognizione aerea saranno dolori. Male non fa. Dov'è Charlie con il satellitare? Ehi, scusate, sto dando gli ultimi ritocchi a questo capolavoro. Il segnale elude completamente la base. E perché? Per tenere la bocca chiusa a quelli della difesa. È per questo che sei qui. Sam. Muoviamoci. Questo è uno sketch da film americano proprio... basso rango. Upload. Siamo dentro. Squadre, qui è il re. Siamo pronti. Pedone pronto. Alfiere pronto. Cavallo pronto. Torre pronta. Regina pronta. Nient'altro, capo? Di a Sara che sarò offline per qualche giorno. Sara è ancora single, vero? No, credo che lo prenderò come un no. E smettila di hackerare la base, siamo ospiti. Sì, ma è talmente facile. Non so perché l'ho trovato divertente, però... Video pronti. Sarà che è mattina. Perfetto. Chiavi di decrittazione F scadono tra 40 giorni. Inizia battuti. Lasciatelo. Alfiere a terra, va tutto bene. Andiamo. Bloccate tutto e muovetevi. Via la blacklist. Ora. Torre Andersen qui, Paladin 02. Chiediamo permesso di decollare, ricevete? La radio va? Funziona benissimo. Torre Andersen qui, Paladin 02. Richiediamo permesso di decollare dall'eliporto Alfa 9. Ah, non c'è tempo, al diavolo il protocollo. Vuoi tornare in tempo per il poker del generale McGowan? Come credi che lo paghi l'elicottero? Lasciatelo! Rapporto squadra, bravo. Bravo, ok. Entrate. Sì, però ragazzi, ammazza quanti bla bla bla. Su, fateci giocare. È quello che vogliamo fare. Vogliamo mettere... Vabbè. Lo sapevamo. Sarebbe successo. Oh, cazzo! Mayday, 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 Paladin 02, stiamo precipitando! Forza! Iniziamo il gioco, già siamo morti! Dai, però adesso fateci giocare, su!
Ecco, forse adesso. No, forse. No. Siamo alla base. Appena fuori dal perimetro. Muoviamoci. Siamo bersagli facili qui. Vic, aiutami, sono bloccato. Il satellitare di Charlie. Pronto? Pronto. Porca merda, state bene, che cazzo succede? Elicottero abbattuto, stiamo bene. Avranno colpito il deposito di munizioni. Dove sei? Sotto un furgone col portatile, sentite? E ragazzi, tutti i canali radio sono down, deve essere un disturbatore. Il segnale è a nord-ovest da voi. Ok, tieni duro, noi troviamo il disturbatore. Andiamo. Scommetto che i figli di Troia usano un disturbatore. Capitan ovvio. Cosa te lo fa pensare? È il mio mestiere. Ma te l'ha già detto quello. Occhi aperti, Sam. Ok ragazzi, finalmente possiamo iniziare a giocare. Sì, abbiamo... Innanzitutto io direi di mettere i sottotitoli. No. Possiamo mettere i sottotitoli. Ok, vai. Ragazzi, versione PC, perché abbiamo il PC da Pro. Possiamo farlo frullare anche una pistola. Al massimo. Il canale di scuola ci terrà. Sì. Una cosa ragazzi, credo, presumo che questo gioco sarà molto oscuro da, per i toni di colore. Quindi magari questa puntata la vedrete probabilmente scura, perché non so come sarà. Quello non è un mortaio. Sembravano dei Katyusha. Katyusha. Delle donne russe tirate giù. Eccolo lì! Ok! Destinata vena. E continuate a cercare! Vabbè ragazzi, quindi dicevo, probabilmente quindi vedrete questo gioco abbastanza oscuro, cioè scuro, oscuro signore. Però diciamo dalle prossime puntate cercherò di insomma migliorare la questione, perché... Bella. Merda. Trivellato vecchio stile. Ok, a posto. Svelto, fammi scaletta. Fammi scaletta. Vabbè, ovviamente ragazzi, io devo essere sincero, io non sono un appassionato di Splinter Cell, anzi possiamo dire che questo è il mio primo vero gioco, ne giocai solamente uno per la PS2, quindi proprio nel paleolitico. Però ovviamente ragazzi, Splinter Cell senza il buio cioè, non esiste, quindi non vorrei troppo appunto aumentare la luminosità, perché poi dopo il gioco perderebbe molto del suo fascino originale, ovvero il poter... Bravo, ha preso un caporale. Ce lo stanno portando. Bene. Allora, vediamo un po'. Rota di selezione letale o non letale? Ah, io direi, vabbè, non letale, dai. Dammi solo un secondo. Roll up. Dai. L'amico... Cioè, noi in un... con un colpo l'abbiamo ucciso. Lui 3 ore. Ok. Vabbè, ragazzi... Dal punto di vista subito così dei controlli, sembra abbastanza promettente come gioco. Vedremo, l'unico problema forse, ripeto, sarà la luminosità, perché cioè adesso io che sto registrando, insomma, lo vedo bene, non lo vedo scuro. Poi sicuramente quando avrò registrato sarà molto più scuro e non so perché. Ma di morire sono capace come tutti. Dobbiamo stare lontano dalla luce. Lo giocheremo stealth ragazzi. Almeno lo più stealth possibile. Perché questo gioco ci dà la possibilità di approcciarci al nemico in 3 modi. Ops. No, facciamo una prima. Vabbè, ma non devo ogni volta attenzionare. Oh mamma mia che grande pro. Dove sta? Non portiamo via nessuno. Così ci facciamo cercare. Che sta succedendo ragazzi? Non ho capito come ho fatto a fare quella scia bianca, però va bene. Comunque dicevo ragazzi, abbiamo 3 modi per approcciarci. Il primo è quello totalmente stealth, poi non mi ricordo i nomi. Mi ricordo che comunque c'è una modalità che è Pantera, che praticamente... Ecco il disco, ci siamo fatti il pezzo. Ah, proprio così, morti 3 colpi. Eccomi ragazzi, sono tornato. Purtroppo sto registrando di mattina, sono un po' distratto, un po' rincoglionito, e devo ancora
padroneggiare un po' i comandi. Poi ragazzi, sapete che io sono un po' più, mi piace andare alla ribalta così, all'avventura. Magari giocare stealth sarà anche una sfida che solo i veri pro possono accettare, soprattutto nel momento in cui nel momento in cui, ragazzi, però sapete, registrare, parlare, stare attenti, insomma, un po' difficile, ma ragazzi, ma un vero pro accoglie la sfida. E non posso prendere, penso che non gli posso rubare l'arma, o sì, non lo so. Comunque, vieni. Dicevo, ragazzi, prima che ci uccidessero in 10 secondi, che praticamente è possibile affrontare il gioco in tre modi: stealth, alla proprio alla cazzo di cane così, Royal Rumble, che è quella quindi che approccio diretto come sto facendo io, davvero coglione, tipo così. Oppure c'è un altro, ragazzi, che è appunto Pantera. Dove è stato l'altro? Maledizione, ci hanno scioccato. Comunque, ragazzi, vi prometto che dalle prossime puntate giocherò in maniera molto, ma molto, giocherò molto meglio. Sicuramente giocherò davvero pro come vi ho abituato fino adesso. Ma devo un attimo prendere possesso dei comandi. Comunque, dicevo, Pantera, che sennò non finisco più. Aiutiamo questo, che è quello con la granata. Dai, abbiamo visto prima una granata, Sam, scappa. Vabbè, Pantera è sia stealth che all'attacco. Magari più uccisioni furtive, sta roba così. Amico, sai come disattivarlo? Ci sto lavorando. Lui come sta? Non chiederlo. Charlie, ci siamo. Ok, ok. È sufficiente disattivare l'oscillatore ed eliminare il segnale di disturbo. Non ti muovere, Blacklist. Non parlare, ok? Charlie, non c'è un interruttore. Vedi un pulsante blu? Sì. Quello. Cosa stai dicendo, amico? Che stai dicendo? Ma gli hai detto, gli hai detto di non parlare. Ho fatto, Vic. Non fermerete la Blacklist. Granata! Oh, il nostro amico Vic ci ha salvato, ragazzi. Un devastante attacco alla grande base militare statunitense sull'isola di Guam. Il più pesante attacco a una base americana dopo Pearl Harbor. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo degli ingegneri. Hanno pubblicato un video su internet con agghiaccianti riprese dell'attacco e le loro richieste. Gli attacchi sono parte della Blacklist. La Blacklist. La Blacklist. America. America. Questa è la Blacklist. Un nuovo attacco ogni 7 giorni. Abbiamo una richiesta. Avete soldati in 153 paesi. Richiamate le vostre truppe. Ora. Altrimenti ci sarà un attacco a settimana. Non vogliamo trattare. Non potete fermare la Blacklist. Avete 7 giorni prima del prossimo attacco. La scelta è vostra. Noi siamo gli ingegneri. Wow, ragazzi, le premesse ci sono, adesso sta al gioco qual darci le situazione? Risposte. Paladin 1 e la squadra di Fort Echelon sono pronti, presidente, ma non troviamo il signor Fisher. Il suo amico lotta per la vita, trovate Victor Cost e troverete Sam. Centinaia di morti in Guam, la spada di Damocle e di altri attacchi all'America. Il mondo vuole risposte, signor Fisher, e io non ne ho nessuna. Fort Echelon deve trovarle e non può farlo senza un leader. Tieni duro, Vic. Grande Sam, il nostro amico Vic che si è sacrificato. Non si discute. Può avere Charlie Cole. E la Grimsdottir ha reclutato uno dei migliori della CIA come supporto. Isaac Briggs. No. E Grim Stan Smith. Nemmeno lei la voleva in questa missione. Spiacente, Sam, voglio Grim. È l'unica in grado di lavorare con lei. Benvenuto nella Fort Echelon, signor Fisher. Questa c'ha bombamo, ve lo dico subito, la profezia è stata emessa. No, non credo. È la prima volta che voli. Non credo, ragazzi, in questi giochi d'azione così. Che cosa sappiamo degli ingegneri? Non
credo che ci sarà spazio per bombarsi qualcuno. Briggs e i nostri stanno isolando i possibili candidati. E l'elenco di nomi? Libertà americana, sangue americano? Potenziali attacchi, tutti con un timer. Abbiamo solo 5 giorni prima di consumi americani. Esattamente. Stiamo analizzando i possibili bersagli proprio adesso. Ti dirò tutto su questo aereo. Prototipo di trasporto militare? Sì, ma con apposite modifiche. Armeria, infermeria, cella di sicurezza, tutte le risorse che avresti a terra. Ma in movimento, come ai vecchi tempi. Problemi, Briggs? Mi hanno messo la radio sottocutanea e non sono stati delicati. In confronto l'Air Force One sembra un aeroplanino, vero Sam? Vogliamo parlare dei potenziamenti? Prima spiegami questo. Notizie e recupero dati, analisi predittiva, foto e perizie video. E inoltre delle backdoor sui sistemi Elint e di riconoscimento facciale di CIA, NSA, DCS ed FBI. Tutto in tempo reale. È di questo che ti vantavi? L'IMS? Interfaccia missione strategica. Abbiamo portato svariate migliorie al progetto di Charlie. Ma ti spiegherà tutto lui. La cosa bella è che puoi controllare tutto da questa postazione o dall'OPSAT quando vabbè, ragazzi, puntata okay, piena di bla bla bla. Fammi sapere se hai bisogno di controllo i nuovi dati. Sì, sì, almeno ci ha introdotto la storia. Vabbè, ragazzi, io direi che per questa puntata possiamo salutarci qui. Mi raccomando, le prossime saremo dai veri pro. Un saluto a tutti da Mike Shosh. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!